Sarà così perché tu sei il buon pastore delle anime nostre e delle anime loro, e sicuramente, come hai promesso, li condurrai fino alla fine. Mantienili forti in te, fedeli a te, oh Signore, e così fa nella vita di ognuno di noi. Fa che noi possiamo consacrarci appieno a te, fa che questi due giovani possano essere due strumenti potenti nelle tue mani. E in modo particolare ti preghiamo, Signore, benedici grandemente le loro famiglie. Continua a portarci avanti con la nostra comunità. Grazie per il fratello Scarallo che è con noi e per il suo ministero. Continua a benedirlo. Grazie per ogni cosa, oh Signore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Gloria a Dio. Spero mi sentiate, ma cerco di dare quando più voce, quando posso. Gloria al Signore, alleluia. Fratello, tu hai creduto liberamente che il Signore nel suo grande amore ha manifestato la sua grazia anche nella tua vita. Hai ricevuto Gesù come tuo personale Salvatore e Signore. Desideri servire il Signore per tutti i giorni che Egli ti darà su questa terra. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Una simpatia eccezionale questi due ragazzi, veramente gli vogliamo tanto bene, ma soprattutto crediamo veramente, ma veramente, che il Signore vuole tanto bene a loro, perciò si è manifestato nella loro vita e li ha salvati. Gloria a Dio. Credi tu, fratello, come è scritto nella parola di Dio, che il Signore ha tanto amato il mondo, gli ha dato il suo Figliuolo per donare vita eterna. Hai ricevuto Gesù come tuo personale Salvatore. Amen. E credi che Lui ha perdonato tutti i tuoi peccati. Amen. Puoi servire il Signore con fedeltà tutti i giorni della tua vita. Amen. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Che il Signore sia lodato. Voglio ringraziare il Signore veramente per questo giorno di festa meraviglioso. E come sappiamo molti di noi, è sempre un giorno di festa quando siamo con il Signore, e volevo ringraziare il Signore con un salmo che mi ha colpito molto, perché veramente mi ha toccato, perché è un po' quello che è il riassunto della mia, veramente della mia testimonianza, della mia esperienza quando il Signore si è fatto conoscere nella mia vita. E quindi il Salmo 107, vorrei invitarvi a seguire con me dal primo verso fino al nono. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Così dicano i riscattati del Signore, che li liberò dalla mano dell'avversario e riunì da tutti i paesi, da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno. Essi vagavano nel deserto per vie desolate, non trovavano città dove poter abitare, soffrivano la fame e la sete, l'anima veniva meno in loro, ma nella loro angoscia gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro tribolazioni, li condusse per la retta via perché giungessero a una città da abitare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, poiché Egli ha ristorato l'anima assetata e ha colmato di beni l'anima affamata. E quindi voglio ringraziare il Signore proprio perché comunque un giorno io ero una di queste anime affamate, assetate del Signore, e il Signore proprio nei momenti più bui si è fatto conoscere nella mia vita. E io, mediante Lui, sono riuscito a rinascere, a avere una vita nuova,
e ringrazio il Signore per questo, e veramente prego per coloro che devono fare una scelta che è la scelta più importante della loro vita, affinché possano veramente comprendere qual è la vera vita e che possano comprendere che l'unica via, la vita, è solamente Gesù. E ringrazio il Signore, lo voglio ringraziare e seguire il lavoro di Dio. Perché stamattina sono molto gioioso perché, come è stato detto già, è un giorno di festa. Voglio ringraziare il Signore per questo patto che ho fatto con Lui, voglio ringraziarlo come un giorno mi ha salvato e voglio ringraziarlo perché Egli un giorno si è fatto conoscere nella mia vita. Molti conoscono la mia testimonianza e voglio raccontarla per quanti non la conoscono. Io, ringraziando Dio, all'età di 15 anni sono iniziato ad andare in chiesa evangelica. Per me la chiesa era un qualcosa di secondario, iniziavo ad andare, andavo per gli amici, andavo perché la chiesa era, vedevo che c'era serenità in quella chiesa e per me era piacevole andare. Però poi compresi dopo qualche mese che avevo bisogno anch'io della salvezza, come è già stato detto, avevo bisogno anch'io di dover chiedere perdono a Dio. E ringraziando il Signore, questo il Signore mi ha chiamato e voglio ringraziare il Signore per come ho risposto alla sua chiamata, voglio ringraziarlo perché come è stato detto abbiamo un Salvatore che vive e come è scritto in Atti capitolo 4 verso 12, in nessun altro ve la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che vi è stato dato dagli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Voglio ringraziare Dio perché questo passo l'ho fatto anch'io e come spero ognuno di noi la possa fare nella propria vita. Voglio ringraziare il Signore da ora in eterno.